Buonasera dal TG6. In apertura la direttiva Bolkestein. Questa mattina la protesta dei balneatori abruzzesi a Roma. Il servizio di Alfredo Primante. Da un lato la protesta, dall'altro il tentativo di mediazione che continua per cercare una via d'uscita alla direttiva Bolkestein e alla messa a gara delle concessioni demaniali balneari. Gli imprenditori affiancati da tassisti, ambulanti e pescatori oggi sono scesi in piazza Montecitorio a Roma per protestare contro una direttiva europea che dicono taglia le gambe ad un settore del turismo che è una tipicità del nostro paese. Lo zoccolo duro della protesta anti-Bolkestein è proprio nella nostra regione, dove ieri, alla presenza dei rappresentanti di altre regioni italiane come Marche, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, si è svolto un incontro con il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa. Il rappresentante del governo ha aperto ad una legge organica che tuteli soprattutto i piccoli imprenditori e il prossimo 28 di marzo al Senato ci sarà un incontro con il ministro delle attività produttive Carlo Calenda, che invece si era detto favorevole alla Bolkestein, incontro organizzato per discutere proprio del futuro delle imprese balneari italiane. Intanto dai balneatori si leva forte la richiesta di bloccare lo spauracchio della messa a gara delle concessioni. Senza le imprese di servizi sulle spiagge non potevano crescere a ridosso le infrastrutture alberghiere. Ci siamo dimenticati dei campeggi, sono campeggi che hanno le concessioni demaniali, ma noi non possiamo non immaginare, lo stabilimento balneare è quello che fa la notizia, ma dietro lo stabilimento balneare, abbiamo detto prima, c'è un indotto che è notevole. Viste le risposte che assicurano un grande impegno ma che ancora non mi danno la soluzione, è necessaria la sinergia tra le regioni, è fondamentale. Però tutte le regioni non hanno su questa questione la stessa sensibilità, perché non tutte le regioni hanno le spiagge abruzzesi, marchigiane, romagnole o toscane o liguri. Di concreto ed immediato ci dovrà essere il Parlamento che approvi la legge e che dia dei contenuti, come abbiamo detto oggi, che tutelino le nostre imprese e ci diano certezza. Quindi ci aspettiamo che il Parlamento si affretti a legiferare. Tornare ad avere un ruolo centrale nella vita del paese, così i vertici della UIL pensionati si sono incontrati a Montesilvano per la riorganizzazione del sindacato e del servizio. Sono oltre 500 gli iscritti alla UIL pensionati di tutta Italia che si sono dati appuntamento a Montesilvano per il congresso nazionale, nel quale ridisegnare l'organizzazione del sindacato. Tre giorni di confronto serrato per capire come cambiare pelle per adeguarsi ad una politica che sempre meno usa lo strumento della concertazione con il sindacato e come rispondere alle problematiche di una società, quella italiana, che invecchia sempre di più. Viviamo in un altro mondo, il sindacato non può rimanere un'organizzazione burocratica incentrata magari su strutture che non servono più. E oggi serve un sindacato più proiettato sul territorio, più tra la gente, più attivo verso l'opinione pubblica. Noi vogliamo riportare il sindacato ad avere quella funzione anche di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale del paese. Quali sono le sfide che attendono i pensionati nei prossimi mesi? Ma noi siamo una società che invecchia rapidamente. Se noi non convinciamo la politica a cambiarle le politiche per garantire una società a misura di anziano, corriamo dei rischi seri. Qualche giorno fa i rumors che vedevano il vice sindaco della città di Pescara, Enzo Del Vecchio, ricevere un'offerta di incarico dal governatore D'Alfonso e lasciare così il comune di Pescara, e allora noi lo abbiamo incontrato con Paolo Renzetti. Del Vecchio allora ha deciso di dire sì al presidente D'Alfonso a questa lettera che l'aveva inviato il governatore qualche giorno fa, lascerà il comune di Pescara, andrà in regione? No, al momento non c'è nulla di definito. Ho ricevuto questa lettera molto lusinghiera nei confronti da parte del Presidente della Regione e non nascondo che mi fa piacere, però sono qui come Vice Sindaco di Marco Alessandrini di questa città, continuerò a farlo fin quando sarà possibile, ci sono le condizioni. Certo, se il sindaco, se la maggioranza ritengono che anche dall'altra parte posso essere utile agli interessi della mia comunità,
e anche quella più allargata regionale, sicuramente questa opportunità verrà colta. Rumors parlerebbero proprio di lei come possibile nuovo vice sindaco di Pescara. Sicuramente il sindaco ha il quadro della situazione chiaro nella sua testa. Io credo che ci sono delle energie giuste per poter sostituire l'ottimo vice sindaco di Pescara e cercare di fare rinnamorare un po' questa città dell'attività amministrativa che ci accompagnerà di qui ai prossimi 2 anni. Però tutto questo potrebbe portare in seno alla Giunta a diversi cambiamenti. La Giunta dall'ultimo rimpasto abbia sortito gli effetti che tutta la città si sperava, e cioè ci sono entrati degli assessori veramente molto capaci che stanno facendo bene nelle loro deleghe. Credo che 3 cambi così, accompagnati dal cambio del vice sindaco che ci dovrebbe essere di qui a poche settimane, significa sostanzialmente aver rivisto 4 decimi di quella giunta. Io credo, insomma, che questa giunta abbia già le energie nuove per affrontare la seconda parte di questo mandato. Trasporti regionali, questo è l'argomento tra i punti all'ordine del giorno della Commissione di Vigilanza, dove per la prima volta è stato ascoltato il neo presidente TUA, Filippo Tronca. Gli autobus della TUA, la società unica dei trasporti regionali, non devono stare attenti solo alle buche delle strade dissestate d'Abruzzo. Si è aperta infatti una nuova voragine, questa volta contabile, di ben 11 milioni di euro, a causa dei mancati trasferimenti statali per coprire il maggiore sborso dovuto agli aumenti di salario a vantaggio di circa 2.000 dipendenti, compresi quelli delle società private della galassia TUA, a seguito di vari rinnovi contrattuali. Soldi si può dare come molto probabile, la regione non può mettere di tasca sua e dunque le ipotesi paventate sono quelle di un aumento ulteriore dei biglietti oppure un taglio delle corse a discapito delle aree interne e montane. Della delicatissima vicenda se ne è discusso oggi in Commissione Vigilanza, dove è stato chiamato innanzitutto in audizione il presidente TUA, Tullio Tonelli. E per TUA questa mancata erogazione corrisponde a 10 milioni e 700 mila euro, che è una cifra enorme che non consentirebbe di chiudere in pareggio il bilancio. E quindi siamo qui alla Commissione di Vigilanza per chiarire un po' i vari aspetti, cioè c'è stata questa contribuzione regolarmente effettuata fino all'anno 2015, di colpo cessa. Ecco, vogliamo vedere come poterne uscire fuori e come poter trovare le risorse per cercare di mantenere in equilibrio i bilanci. Per Sandro Chiacchieretta, presidente ANAV Confindustria, la soluzione però non può essere l'aumento dei biglietti. E se bisogna parlare di razionalizzazione della rete dei trasporti, bisognerebbe chiedere innanzitutto sacrifici non tanto alla TUA ma a Trenitalia, visto che sono suoi i treni che viaggiano vuoti in molte tratte, un servizio che però poi la regione paga profumatamente. Il sistema di Trenitalia si basa sul concetto del gross cost, praticamente è un sistema in base al quale le ferrovie fatturano alla regione un determinato costo concordato, prezzo, diciamo, prezzo costo per la regione, prezzo per Trenitalia, che viene decurtato solamente del reale incasso. Invece il nostro sistema, quello del trasporto su gomma, è a net cost, cioè noi dobbiamo per forza, tra virgolette, incassare una percentuale che è del 35%, oggi siamo intorno al 20-22%, e quindi abbiamo una penalizzazione in termini di prodotti da traffico che comunque la regione ci attribuisce. I sistemi sono nettamente diversi. Quindi sostanzialmente la regione, cioè i contribuenti abruzzesi, pagano treni che vanno in giro vuoti sostanzialmente? Sono vuoti sia i treni che gli autobus, con una piccola differenza, non di poco conto, che il vuoto autobus costa 6 volte meno del vuoto treno. Ed ora la cronaca. 2 giorni fa, pistola in pugno, aveva rubato l'incasso del bar Alba di Corso Nuovo Italia a Vasto. Un bottino da meno di 200 euro. A 48 ore dalla rapina, i carabinieri di Vasto hanno arrestato il rapinatore solitario che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del bar. L'uomo, 50 anni, di origini campane ed incensurato, aveva ordinato da bere e consumato la sua bevanda seduto al tavolino del locale. Poi, avvicinatosi al bancone, ha estratto la pistola e intimato alla cameriera di
di consegnargli il denaro in cassa. Non contento ieri, sempre armato di pistola, poi risultata giocattolo, il cinquantenne è entrato in un altro bar della città, in via Alessandrini, per un secondo colpo, indossando gli stessi vestiti usati nella rapina del giorno precedente. Un passo falso che ha aiutato i carabinieri in borghese che lo stavano pedinando e che lo hanno immobilizzato, arrestato e portato in caserma. L'uomo verrà giudicato nei prossimi giorni per direttissima e dovrà rispondere dei reati di rapina e tentata rapina. Ancora la cronaca: ha tentato di sfuggire ai carabinieri gettandosi in un dirupo per nascondersi tra la vegetazione. La sua fuga è stata breve, i militari lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un cittadino romeno di 32 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo. L'uomo deve infatti scontare una condanna definitiva a 5 mesi e 14 giorni di reclusione, nonché 120 euro di multa per il reato di furto aggravato commesso a Rovigo nel 2013. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio a San Vito Chietino nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Chieti. Alla richiesta di esibire i documenti, il romeno ha dapprima declinato false generalità e poi ha tentato di dileguarsi gettandosi in un dirupo per nascondersi tra la vegetazione circostante. Il 32enne è stato condotto presso la casa circondariale di Lanciano. L'uomo è stato anche denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Ora torniamo a parlare di maltempo e soprattutto dei danni. Dopo i danni del maltempo, ora c'è la paura per il dissesto idrogeologico e la preoccupazione arriva proprio a Campli. Soprattutto nella frazione di Castelnuovo, il sindaco Pietro Quaresimale ha rivolto un invito al governatore Luciano D'Alfonso. Sindaco, qual è la situazione a Campli dopo le frane dei giorni scorsi? Sì, la situazione rimane molto grave, di emergenza. Tra l'altro, dopo l'ultima pioggia di mercoledì, ho dovuto evacuare anche un parcheggio antistante, diciamo la zona rossa di Castelnuovo di Campli. Abbiamo iniziato dei lavori di reggimentazione delle acque con una somma urgenza, ma c'è bisogno di un intervento da parte della Regione, del Governo, affinché si faccia un intervento strutturale, affinché questa frana non si estenda ulteriormente e vada a pregiudicare altre abitazioni. Voglio ricordare che ad oggi abbiamo 120 sfollati e quindi bisogna intervenire immediatamente per evitare che la cosa degeneri. Dopo le iniziative dei giorni scorsi, dopo la manifestazione di Roma, è cambiato qualcosa? Vi aspettate ovviamente le risposte dal governo e anche dalla regione? Allora, al momento non abbiamo avuto le risposte, attendiamo il 20 che c'è la riunione in commissione per l'accoglimento degli emendamenti. Mi dispiace molto per il fatto che il governatore D'Alfonso ha avuto un incontro con la Boschi a Roma insieme ad alcuni sindaci per parlare delle frane. Io non sono stato coinvolto, anzi voglio fare un appello al governatore affinché ogni iniziativa che venga fatta per quanto attiene il rischio idrogeologico venga coinvolto anche Campi, la sua cittadinanza, la mia persona che sono il sindaco, affinché posso monitorare e controllare quello che si fa. Quindi questo è un appello che voglio fare e spero che il governatore mi coinvolga, perché a dire il vero lui è anche venuto in un consiglio straordinario dando ampie garanzie a tutti i cittadini camblesi. Questa volta secondo me ci ha un po' deluso, però c'è tutta la possibilità di recuperare. Creare un laboratorio di saperi per risollevare Teramo dopo le vicende del maltempo e del terremoto. Questa è un'iniziativa che arriva dal direttore dell'Istituto di Cultura Urbana Tre Tractis, che ha incontrato Tania Bonici Castelli. L'ascoltiamo. Il laboratorio dei saperi salverà Teramo. È la proposta di rilancio del capoluogo aprutino dell'architetto Franco Esposito, direttore di Tre Tractis, istituto di cultura urbana. L'idea è quella di creare un luogo dove far incontrare le creatività locali, una strategia vincente per aiutare la città a risollevarsi. Tre Tractis fa ricerca da 30 anni. Voi come individuate e come vedete il ruolo futuro di questa città in questo momento di grande emergenza? La crisi degli ultimi mesi ha reso ancora più difficile e problematiche alcune cose che erano già di per sé drammatiche nel nostro territorio. Oggi è il tempo assolutamente di cogliere l'occasione non solo per ricostruire gli edifici, la parte immobiliare della città, ma per ridisegnare e progettare un futuro di tutto il nostro territorio. Tre Tractis ha proposto negli ultimi mesi
la creazione di un laboratorio dei saperi, per meglio dire un laboratorio per la contaminazione delle idee, in cui possano riversarsi una serie di proposte, di studi sul nostro città, sulla nostra città e sul nostro territorio, e disegnare quindi le tre direttrici di sviluppo del nostro territorio, che per noi sono la salute dei corpi, la salute delle menti, la salute del territorio. Lei punterebbe più sul turismo, sulla cultura o sull'enogastronomia per Teramo? Ecco, io continuo a dire che queste sono purtroppo solo delle frasi stereotipate, cioè non si può continuare a dire puntiamo su innovazione e ricerca, gastronomia e turismo, mare e montagna, sono formule. Bisogna trasformare queste formule in vere e proprie filiere, questo ci insegna l'industria. Come valuta l'azione politica di questi ultimi 10 anni? Non è una domanda a cui posso rispondere io. I romani ci insegnavano che la civitas era molto più importante dell'urbs costruita. Ecco, i nostri politici dovrebbero occuparsi di più della civitas e quindi della comunità, come si faceva anticamente nelle antiche agora anche greche, insomma, che non semplicemente di ricostruire una pavimentazione o una fognatura, che pure ovviamente sono importanti. C'è dunque bisogno della coscienza di tutti per curare le profonde ferite di Teramo. Esposito concorda con gli psicologi quando affermano che nel momento in cui si prende consapevolezza di un problema è allora che si comincia a guarire. Il prossimo 25 marzo si terrà l'Earth Hour, l'ora della Terra, un'iniziativa globale da parte del WWF per richiamare l'attenzione sui cambiamenti climatici. In Abruzzo WWF e ANCI hanno predisposto una bozza di delibera da sottoporre ai comuni per adottare i piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Vediamo. Spegnere le luci per un'ora per salvare il pianeta, spegnere le luci per un'ora per riaccendere l'Abruzzo. È lo slogan scelto dal WWF regionale per l'undicesima giornata della Terra, indetta dall'Associazione Ambientalista in tutto il pianeta per il 25 marzo, giorno in cui si spegneranno le luci pubbliche tra le 20:30 e le 21:30. L'Earth Hour, a cui aderiscono 176 nazioni del mondo, è diventato un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, mutamenti dell'ambiente a livello globale che però hanno effetti pesanti anche a livello locale. L'anno appena terminato, ad esempio, è stato il più caldo mai registrato, con l'incremento di 1,3 gradi centigradi sopra la media dell'era preindustriale. Ed è proprio prendendo spunto da queste considerazioni e da quanto accaduto nelle scorse settimane in Abruzzo con l'emergenza maltempo che il WWF ha consegnato all'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, una bozza di delibera per rendere attivi i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, iniziativa a cui hanno aderito già moltissimi comuni abruzzesi, un elenco in continuo aggiornamento. Abbiamo consegnato questa mattina al presidente regionale dell'ANCI, Luciano Lapenna, una bozza di delibera che l'ANCI dovrebbe inviare a tutti i comuni abruzzesi perché ogni comune faccia la propria parte elaborando un piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra l'altro una cosa fondamentale da spiegare ai cittadini che l'adattamento ai cambiamenti climatici e il riscaldamento globale significa che il pianeta si sta scaldando, ma non significa in assoluto che faccia più caldo ovunque. Per esempio il fatto che si sciolgono gli ghiacci al polo, raffredda la corrente del Golfo e dà degli effetti negativi anche a livello di freddo, per esempio in Europa. Quindi tutto questo, il cambiamento climatico è un clima anomalo, un clima che sfugge al nostro controllo e che può creare soltanto problemi. È stata presentata anche a Pescara dalla LILT la settimana di prevenzione oncologica, il servizio. Ci saranno delle postazioni LILT con i nostri volontari dove faremo formazione oncologica e dove è possibile anche ritirare degli opuscoli sugli stili di vita e sulla nutrizione e sulle attività sportive che bisogna seguire, che tutti i cittadini devono seguire per ridurre e abbattere il problema dell'incidenza del cancro. Infatti con questi presidi è dimostrato che è possibile ridurre in 10 anni del 40% l'incidenza del cancro. Oshan il 18 e il 19 marzo, mattina e pomeriggio, secondo gli orari 10:30 e 16:30. Inoltre Campagna Amica vicino a Ponte del Mare il 25 marzo mattina e pomeriggio e il 26 marzo solo al mattino 10:30-13 Piazza Salotto. Questo fa parte di un complesso sistema salute chiamato dalla LILT di Pescara che coinvolge prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quest'anno in particolare
Abbiamo iniziato già questa nostra settimana di campagna per la prevenzione oncologica nella scuola Media Pascoli, dove abbiamo già fatto un primo step di formazione agli alunni delle ultime tre classi. Uno spot per l'Abruzzo per non relegare la nostra regione alle tragiche immagini di Rigopiano e soprattutto per attirare tanti visitatori e a farsi promotori di questa iniziativa un team di filmmaker, attori, registi, autori. L'obiettivo è quello di far vedere le bellezze di questa regione. Vediamo. È iniziato tutto dopo aver visto le immagini dei soccorritori che spalavano la neve per salvare le vite degli ospiti dell'hotel Rigopiano. Immagini che hanno tenuto l'Italia e non solo l'Italia con il fiato sospeso. E così autori, registi, filmmaker, tecnici, produttori e attori abruzzesi hanno deciso di spalare quella neve a modo loro. L'Abruzzo non poteva essere racchiuso in quelle immagini di cronaca nera. Ed ecco l'idea. Lo hanno intitolato uno spot per l'Abruzzo, un intero team di professionisti impegnati a raccontare il territorio, le sue bellezze, i suoi segreti, le sue unicità, le usanze, la storia. Un mosaico di racconti visivi che darà libero sfogo alla creatività di coloro che parteciperanno al progetto. Un progetto finanziato da una raccolta fondi, alla quale potrà partecipare chiunque desideri aiutare l'Abruzzo a cancellare il ricordo di quel dolore e mostrarsi nel suo splendore originario ed essere amato anche da chi non ha ancora potuto assaporare le atmosfere di una terra che continua a farsi amare. Nonostante l'accanimento dei terremoti e dei fenomeni straordinari che lo hanno duramente colpito più volte. È Walter Nanni, regista abruzzese, ad aver creato questa catena di solidarietà, rivolta a chi desideri donare speranza e forza all'Abruzzo. Ok, ci mettiamo tutti insieme e realizziamo un progetto che sia veramente forse la più grande campagna di comunicazione che l'Abruzzo abbia mai avuto. E allora abbiamo pensato di costruire una grande troupe di livello medio-alto per realizzare uno spot destinato alle televisioni nazionali. Dall'altra invece, autonomamente, tutti i filmmaker, i registi abruzzesi, giovani, meno giovani, ognuno realizzerà un filmato di un minuto, massimo due. Tutto questo materiale non andrà in televisione ma sarà veicolato sui social e sul web. Quindi di fatto attacchiamo da due postazioni diverse. Un'iniziativa dell'Istituto di Poparozzi di Teramo. Ieri gli alunni sono stati impegnati in una giornata dedicata al tree climbing e alla gestione del verde ornamentale. Vediamo. Qui al polo agrario dell'Istituto Rozzi abbiamo organizzato un momento formativo. Una giornata costituita da una prima parte di convegni sul tema del verde ornamentale. Sono stati diversi i relatori che hanno partecipato, quindi si è andati da degli aspetti più teorici che riguardano proprio le caratteristiche biologiche e strutturali degli alberi, fino alle tematiche più specifiche che riguardano la normativa di tutela degli alberi, cioè come gli alberi sono effettivamente tutelati dalle norme nazionali e regionali. Il secondo momento della giornata si è svolto nel parco didattico antistante l'istituto, con l'esecuzione di prove pratiche, cantieri dimostrativi di tree climbing e delle prove strumentali con tomografo e prove di trazione. Hanno partecipato non solo gli alunni del nostro istituto, ma abbiamo avuto ospite anche una classe dell'Istituto Tecnico Agrario di Alanno, oltre a liberi professionisti, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e periti agrari. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi quali sono operativamente le varie valutazioni strumentali che possono essere eseguite sugli alberi. Quindi abbiamo simulato una prova di trazione, quindi la verifica dello scalzamento dell'apparato radicale di una pianta, che tra l'altro è risultata da abbattere, e poi delle prove tomografiche e radicali per vedere le condizioni di alcune piante che avevano alcune problematiche abbastanza rilevanti. Non solo, abbiamo fatto vedere anche come si fa un trattamento endoterapico, che è quello che è ammesso normalmente in ambiente urbano come operativamente, e anche un trattamento radicale.
Il Coricom Abruzzo, attivo presso il Consiglio regionale, amplia la sua rete di sportelli all'interno del territorio abruzzese e annuncia l'apertura nei comuni di Avezzano e Nereto. La firma della convenzione per attivare i servizi decentrati si è tenuta questa mattina alla presenza del presidente del Coricom Abruzzo, Filippo Lucci, e dei sindaci di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, e di Nereto, Giuliano Di Flavio. Intervenuti inoltre la dirigente Coricom Abruzzo, Michela Leacche, e l'assessore Dino Pepe. I nuovi sportelli avranno la possibilità di collegarsi in videoconferenza con la sede centrale dell'Aquila e ottenere l'assistenza necessaria allo svolgimento delle conciliazioni utili alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti. I nuovi presidi Coricom attivati consentiranno ai cittadini della Val Vibrata e della Marsica di vedere evase le loro richieste in tempi più rapidi. E il presidente Lucci e la dirigente Leacche inoltre hanno accolto favorevolmente la richiesta dei sindaci di organizzare all'interno delle scuole dei loro comuni momenti di formazione dedicati alla maggiore conoscenza dell'attività del Coricom, con particolare riferimento ai temi della comunicazione digitale attraverso i social network. Ora apriamo la pagina dello sport con la Serie A. Oggi una doppia seduta per il Pescara, che prepara la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Molto difficile il recupero di Caprari, possibile quello dell'ex Stendardo, e Zeman dovrà sostituire Bruno, fermato dal giudice sportivo. Il punto di Andrea Costantini. Dopo il deludente stop interno con l'Udinese, il Pescara è al lavoro da ieri per preparare il match dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo contro l'Atalanta di domenica prossima. Zeman si appresta a varare un altro avvicendamento forzato nell'undici base, visto che ieri il giudice sportivo ha fermato per una giornata Alessandro Bruno. Potrebbe toccare a Gaston Brugman, caduto quasi nel dimenticatoio nella gestione del Boemo. Per l'uruguaiano, appena una manciata di minuti a Genova e poi panchina completa nelle altre tre gare. I problemi fisici del giocatore solo in parte spiegano la scelta. Zeman ha detto che vuole giocatori più pronti alla battaglia, e allora nel ruolo di metodista non è escluso che venga inserito Salei Muntari, in gol domenica scorsa e in crescita di condizione. Il centrocampista ghanese potrebbe ambire anche ad un posto di mezzala al posto di un Verre che sembra avere già la testa alla Sampdoria. Insomma, se per Muntari un posto da titolare sembra certo, molto basse sono le chance per Kubas. In attacco la buona notizia è il rientro in gruppo di Baybek, che ha le caratteristiche che per essere saltato dal gioco di Zeman. Il Boemo dovrà valutare se rischiarlo dal primo minuto, altrimenti spazio al tridente anti-udinese Cerri, Mitrizza, Benalì, visto che Pepe resta ai box e che Caprari difficilmente potrà recuperare. Per la difesa da valutare Stendardo, mentre Campagnaro è tornato in gruppo. Oggi doppia seduta per il Delfino, che domenica si ritroverà di fronte alla più grossa sorpresa di questa Serie A. Resta la curiosità di verificare come l'Atalanta, guidata dall'ex capitano biancazzurro Gasperini, reagirà alla disfatta contro l'Inter, se sarà ancora stordita dai 7 gol inopinatamente incassati o se prevarrà la voglia di riscatto degli orobici, che per la circostanza saranno privi di Kurtic squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare l'ex bolognese Munier. Intanto il Delfino muove i primi passi verso la prossima stagione, quasi certamente in cadetteria, e ha messo le mani sul centrocampista del Bassano, Mattia Proietti, il quale, come l'attaccante della Samb Mancuso, è in scadenza di contratto e arriverebbe in riva all'Adriatico a parametro zero. Da questa settimana poi si allenano con la prima squadra il giovane senegalese Mamadou Koulibaly e il baby classe 2000 canadese di Toronto Michael Thornton, in prova con i biancazzurri. Ed ora il motociclismo. A fine mese l'avvio del MotoGP con il Gran Premio del Qatar. Abbiamo incontrato Andrea Iannone, il pilota vastese, che ha parlato di questa nuova stagione e soprattutto del cambio con la Suzuki dopo aver detto addio alla Ducati. Vediamo. Ma sinceramente credo che io, come tanti, da me si aspettano sicuramente molto, e quindi non è mai facile mantenere le aspettative, però credo che abbiamo tante possibilità positive, abbiamo secondo me anche tanto lavoro da fare, e quindi sinceramente non è mai facile in questo momento, soprattutto della stagione, capire cosa possiamo fare. Sicuramente il nostro target, il nostro obiettivo è quello di essere sempre tra i top rider. Negli ultimi due anni devo dire che io sono sempre stato lì, e quindi spero anche quest'anno di riuscire ad essere a ridosso dei migliori, e perché non migliorare. Ma il rapporto con il team è assolutamente speciale, ottimo, c'è un'atmosfera bellissima nella squadra, nel box, e devo dire che meglio di così non poteva essere. Ma faccio la vita, credo, di un ragazzo normalissimo della mia età, e mi alleno tutti i giorni,
quindi vado in palestra, vado con la moto, ogni tanto esco con la mia fidanzata, con i miei amici, e credo di essere comunque, oltre al lavoro, o meglio allo sport che faccio, comunque sono un ragazzo come tutti di 27 anni. Ma sicuramente è una bella nozione di adrenalina anche Shaman. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, perché non mi aspettavo assolutamente che una montagna russa potesse fare questo effetto. Poi soprattutto legato alla realtà virtuale, devo dire che è qualcosa di incredibile che non avevo ancora mai provato prima d'oggi. Sono veramente molto entusiasta. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.